Ron, intanto bentornato. Grazie. Raccontaci come è andata l'esperienza dello scorso anno a Vercelli, che insomma è stata positiva credo dal punto di vista del calcio giocato, un pochino meno per quel lungo infortunio che purtroppo ti ha visto coinvolto. Innanzitutto grazie. Allora, l'esperienza dell'anno scorso è stata positiva, anche se ho avuto un infortunio grave, però nelle partite che ho giocato sono riuscito a dimostrare un po' del mio valore, e comunque anche l'infortunio mi ha servito anche per avere un po' più di esperienza per quest'anno. Senti, infortunio a parte, però era un anno che serviva, perché avevi bisogno di giocare, avevi bisogno di fiducia e che tu fossi insomma un titolare inamovibile in una squadra. Credo che questo sia poi servito anche per darti la carica giusta per tornare qua ad Empoli in questa esperienza in Serie A. Sì, il nostro obiettivo l'anno scorso era questo, che io andassi in una squadra dove potevo fare titolare e giocare con continuità. Fino all'infortunio sono riuscito. Poi purtroppo è successo quello, però comunque anche se non ho giocato tante partite mi è servito tantissimo. Adesso come stai? Adesso sto abbastanza bene, solo che nel ritiro adesso devo stare un po' attento per non caricare troppo il ginocchio, perché sennò dopo se sto un po' di giorni fermi sicuramente non sarà buono. Allora con lo staff stiamo cercando di stare un po' attenti e lavorare bene. Senti, da quando sei arrivato qua 2 anni fa, di te si dice Ronaldo è il vice Valdifiori, Ronaldo è il vice Valdifiori. Adesso Valdifiori non c'è e quindi tocca a te. Adesso non c'è più Mirko, però adesso tocca a me dimostrare al mister che merito di giocare. Adesso abbiamo un mese e qualcosa per prepararci bene, poi vediamo. Senti, nell'anno che hai fatto qua con Sarri già giocavamo col 4-3-1-2, adesso si sta provando molto il 3-5-2, tu in che tipo di centrocampo pensi di trovarti meglio? Ma non lo so, in tutti e due i moduli c'è il regista davanti alla difesa, no? Allora mi trovo bene in tutte e due, poi a Vercelli abbiamo giocato anche 4-3-3, allora ho provato un po' tutti i moduli. Senti, per chiudere, cosa chiedi a questa stagione e cosa chiedi a questo campionato? Niente, chiedo che sicuramente sarà un anno importante, come lo sapevo che l'anno scorso sarebbe stato, e questo sarà ancora di più. Tocca a me adesso dimostrare il mio valore anche in Serie A.